solidarietà non si è mai fermata, anche in tempi di pandemia e nonostante le difficoltà e le iniziative annullate, il complesso bandistico Città di Fano non ha voluto mancare all'impegno annuale nei confronti dell'OSI dell'Accoglienza, la struttura di Sant'Andrea in Villis che accoglie gratuitamente insieme alle loro famiglie bambini e adulti con malattie del sangue come talassemia e leucemia che necessitano di trapianto di midollo osseo e terapie intensive. Dal 2000 ogni anno i musicisti hanno donato all'OSI il ricavato del concerto di Natale, organizzato al Teatro della Fortuna per un importo complessivo di circa 40.000 euro. Ma a causa dell'enorme anticontagio quest'anno l'evento non si farà, così alla presidente Maria Chiera sono stati consegnati i 300 euro raccolti dalla banda negli ultimi mesi. Questa nostra iniziativa ha una duplice valenza. La prima è quella di comunque confermare la nostra vicinanza a chi da sempre si occupa di alleviare situazioni di fragilità e di difficoltà. La seconda è anche quella di dare un segnale di presenza e di vitalità nei confronti della sempre vicina amministrazione comunale che ringraziamo. Infatti siamo riusciti a mantenere la scuola di musica operativa, di cui i corsi sono tuttora aperti, nel rigoroso rispetto delle normative, quindi con distanziamento, anche con barriere di plexiglass tra docente e allievo, e con l'utilizzo obbligatorio di mascherine e di gel igienizzanti in tutti i locali e inoltre anche il registro degli ingressi all'interno della sede. Con questo noi vogliamo comunque augurare un felice Natale, anche se un Natale particolare, a tutta la città di Fano, nella speranza di uscire da questa situazione presto e bene. A ringraziare la banda è stata proprio Maria Chiera, che ha raccontato le numerose difficoltà che sta affrontando l'OSI dell'Accoglienza, compresi i grossi danni socio-economici causati dall'emergenza coronavirus. Per noi è proprio un ricevere, un atto di affetto profondo da parte della città, della banda Città di Fano, nei confronti di tutta la famiglia dell'OSI dell'Accoglienza. A questo punto ci sentiamo proprio di ringraziarvi con tutto il cuore, di ringraziare profondamente gli organizzatori e di augurarvi a tutti serene e sante feste, e anche a chi ci ascolta veramente giungano i nostri auguri, il nostro messaggio di speranza quest'anno ancora è un messaggio fermo di speranza. Speriamo e continuiamo a sognare che le cose si risolvano e nel migliore dei modi.